Francesco, non ti azzecchi, bravo, che hai fatto? Che ho fatto? Ma sta a lavorare? Che sto a lavorare? Malino c'è. Non si riesce a trovare niente, dammi una mano. Ma mo te faccio lavorare io, aspetta qua, aspetta. Aspetta qualcosa. Becca di sto regaletto, vieni. Ah, visto, che devo fare? Mi viene le magliette. Queste le faccio io, sono per fare i cazzotti, per sembrare grossi. Per fare botte? Guarda che roba. Ah. C'hanno i muscoli incorporati. Ah, vedi che roba, oh. Queste le vieni. Poi se qualcuno dice qualcosa, stai con me. Ti chiamo a te, sì, eh. Sì, dici, stai con me. Ritorno tra poco e mi fai sapere com'è nata. Penso io. Vabbè, sta qua, venimi, le. Grazie, Cicalo, grazie. Ciao. Magliette? Magliette va a palestra, con queste diventi grosso. Oh, vieni qua che fai schifo, mettiti sta maglietta, vedi che diventi, sembri un uomo dopo. Dai, comprate le magliette. Dai, ve faccio due al prezzo di tre. Diventate grossi, dai con queste botte. Yeah. Ecco, questo è caduto, adesso è vintage, vale doppio. Compra il pantaloncino pecore, vieni qua. Dove vai? Magliette, comprate le magliette, va a palestra, guardate che magliette. Che voi, signori, guarda sta maglietta. Questa maglietta... Questa ti fa diventare una statua greca, 130 kg, è perfetto! Con sta maglietta diventa un fotomodello. Guarda che se gli metti sta maglietta poi te lo rubano, eh. Pensaci bene, sei sicura che la vuoi? Vai, fai un affarone. Con questa ci vanno veramente in palestra, te aprono. Con sta maglietta, vieni, guarda, te sta una... Dove vai? Vieni qua, vieni a tappiare la maglietta, vieni. Su, vieni a tappiare questa maglietta. Ma io voglio per diventare a maschio, per te, tossa, tie, guarda, con questa, con questa fai le botte, fai, ma con questa posso fare cazzotti? Bello, con no. Questo diventi una, sì, una montagna. Ma fa male, però. Ma fa male a tutti con queste magliette, no, ma guarda, no. Guarda che sembra una busta, bello. Diventa un bidone, guardalo. Quanto costa? No. Che diventa troppo, con questa dammi 20 euro e diventi una montagna. 2,50. Va bene, va bene. Grazie, mi raccomando, oh, usale piano, okay, okay. Facce piano con queste, sì. 2,50. Oh, grazie. Ecco, porta amici, porta amici. Grande. Il nostro Fabio non sapeva che questo ragazzo avrebbe portato per davvero i suoi amici. E che amici. Mi ha dato un galletto. È dentro il pilastro della sala andata a giocare, abbiamo amici. L'abbiamo preso, pam pam. Vabbè, ma tu. Ma usa come queste cose qua, no? Queste cose qua sono. Tutte cose. Maschi, oh, chi cazzo? Lì ci sta un ragazzetto che mi ha venduto queste magliette senza autorizzazione. Ma io? Ancora un amico tuo. Mi ha detto che non voleva pagare il pizzo. Chi ne chiede? Uno piccoletto, pare malato, brutto. Brutta sala. Con la barba. E chi cazzo sta facendo? Che cazzo delle cose? Mi ha detto che non voleva pagare il pizzo. Ha detto così. Ma tu sei nella direzione là. Sta là. Intanto lo stand di Fabio lavorava, tanto che aveva bisogno di un apprendista. Oh, Alu, mucca, mo fatti i soldi che le magliette, te posso prendere a lavorare come apprendista? Tu devi far così, pila la maglietta. Pierzione dice, oh, questa è una maglietta per i muscoli. Si so dice, se so piccoli dici che diventano grossi, se so ciccioni gli dici che diventano magri. Parnero spina. Perfetto, vedi, ci hai capito, perfetto, così fa un po' i soldi stavolta. Questa volta le vendemo tutte. Ma incrementano gli affari, incrementano i guai. Gli amici di un suo cliente lo stavano per andare a trovare. Magliette? Dai con ste magliette, vendiamo ste magliette. Eccole, lui. Io. È lui. Oh, ciao, è bello. Oh. E chi sta? È lui. Che cazzo sta facendo? Sto a vendere le magliette. Magliette? Magliette, oh. Ma lascia ste magliette, oh. Qua tu devi pagare me. Io? Ma io non pago nessuno, io non pago nessuno. Vedete, ma non pago nessuno. No, no, raga, oh, vi prego, non ho fatto niente. Io sono venuto a vedere, dai, co. Aio. Vai, maglietta, una maglietta, vieni qua. Te la vendo io la maglietta. Ricogliati a casa, va, ricogli. Tu stai con lui? No, stavo a vedere maglietta. Vabbè, allora vendi le mie magliette, perché sono mie. E con prepotenza la gang del Calabro si impossessò dello stand di Fabio. Ma Cicalo, oh, so io, senti. Ma qua sono venuti, mi hanno menato, mi hanno levate le magliette, è successo un casino, dice che gli davi soldi. Ma che devo fare? Dammi una mano te, prego, vieni a salvare, fa qualcosa te. Mi hanno rotto tutto, mi hanno spaccato tutto. Oh, ma che cazzo è successo? Ah, Cicalo, sono venuti in tre. C'era uno che gli avevo venduto le magliette. Ma chi è? Calabrese? Ma sì, era. Ma quel nano gli avevo detto che doveva manco venire qua con quei cazzi e baffetti. Ma ha corcato due volte. Ma che stava col bono? Sì, con l'altro. Roba. Ma hanno rovinato, mano. Ma vado là, li gonfio tutte e tre. Quelli gli fai la finta sopra, pum! Ma non mi fa male, mi hanno menato già loro, mi hanno menato.
Ecco, un brindisi al nostro nuovo business. Io e la miseria, senza fare un cazzo, il cazzo. Con tutti questi maglietti facciamo una picchia di sola, una picchia di pila. Allora, e magliette mie, ma che ben preso? Ma io sto vecchio. Ma perché quello gli hai dato? Stai calmo. Molte amico mio, gli chiedi scusa e ne lavori pure gratis. Niente sto scemo qua del calabrese alla bancarella. Lavora gratis, mo gli fai stirare i maglietti. Ci penso io, mi dai male, dai. Stai buono. Ci penso io, ti vendo le maglie. E questo perché le prepotenze non si fanno. Ti vendo le magliette, capito? Tu ricordi? Ti posso dare una soppressata. Uno cattivo diventa una brava persona. Uno latte di mano. Ce l'hai la duglia. Tengo l'anduia, vedi, alla fine sembrava cattivo, invece è una brava, è un bravo guaglione. Grazie, scusa se ti ho dato di sì. Ecco, dai, lavorate, va. Grazie. Fai i soldi, grazie. Grazie. E tutte le cose si risolvono per bene. Che sta a fare? Metti a posto le magliette. Dai, lavora, forza. Di corsa, che dobbiamo fare il business. Però sono le rosse. E non ci mette la folfora sopra, Il calabro, dopo una sonora lezione, si mise a lavorare per riparare il danno. Pronto? Ciao. No, non mi ricoglio a casa. Non mi ricoglio, sto lavorando. Sì, sto lavorando. Non è tanto quanto mi pagano, non mi pagano, sto lavorando, ci vediamo dopo, ciao. Chi l'avrebbe mai detto che un giorno avrei lavorato?